Nome Giuri e cognome Garic, non Garis, quello CS che avete inventato voi qua in Italia, purtroppo non esiste, non è giusto, però piano piano si stanno imparando tutti quanti e sicuramente sta anche a me a mettervi in difficoltà, nel senso che giocando bene imparerete anche sicuramente più veloce. Perché numero 14? Avrei voluto il numero 12 perché l'ho tenuta anche in Austria. Poi quando sono venuto, come in Italia, il secondo portiere prende sempre il numero 12. E numero 14 e 16 erano i numeri liberi. E poi c'erano giocatori grandi che giocavano con 14. Johan Cruyff, per esempio. E poi mi è piaciuto anche subito il numero, ho detto va bene, me la prendo e adesso non lo voglio cambiare più. Mi ricordo benissimo il primo allenamento che ho fatto anche in Ungheria a 6 anni e i più piccoli avevano 8 anni. Allora ho cominciato il primo allenamento, dopo 5 minuti mi sono messo non sul lato, però come non toccavo né un pallone, sono rimasto al fianco e stavo guardando gli altri perché ero troppo piccolo e siamo andati a casa. E l'anno dopo io stavo facendo sempre un bordello a casa: dai papà, andiamo, andiamo, voglio cominciare, voglio giocare, voglio giocare. E poi un anno dopo, a 7 anni, poi ho cominciato. Sono ungherese, sono nato lì, i miei genitori vivono ancora lì, mia sorella vive lì, sono ungherese, però tengo il passaporto austriaco, gioco per la nazionale austriaca, e anche perché io in questo modo posso ringraziarmi anche allo Stato Austria, alla città Vienna, mi hanno dato la mia educazione calcistica e la mia educazione scolistica, che sono due cose importanti. Adesso dico un grande difetto, direi, è che non ho pazienza. In secondo, che se io voglio una cosa la voglio subito. Adesso si tratta del calcio, si tratta della vita privata, si tratta di una cosa che mi voglio comprare. E non per esempio non me posso permettere, rimango un po' male. Con l'investo io purtroppo i soldi grandi non ho guadagnati ancora, però sono uno che io posso dire tutto quello che guadagno fino adesso, sicuramente più di 50-60% ho messo sempre a parte. Un altro sogno, obiettivo che vorrei raggiungere è quello di dare una mano anche alla mia famiglia, perché purtroppo la vita anche in Ungheria non è così facile. Però il mio grande obiettivo è di portarli in Austria e sto cercando di dargli un lavoro che speriamo che un giorno potrebbe anche essere il mio dopo che finisco a giocare a calcio. Mi piacerebbe sicuramente avere qualche negozio oppure guidare un'azienda così grande. Portando forse anche un'azienda conosciuta in Austria oppure in Ungheria, poi vediamo. Mi resterà sempre nella testa quel momento quando a 96 sono venuto a Napoli, abbiamo fatto vacanza con la mia famiglia a Ischia e infatti in quel momento quando ho firmato per Napoli mi è venuta l'immagine quando stavamo sulla nave, partendo dal Golfo di Napoli, andando verso Ischia, e guardavo il Golfo, e questa è l'immagine che mi è venuta quando ho firmato anche per Napoli. Questo sicuramente rimane nella mia testa, nella mia memoria, perché 10-12 anni fa, se uno mi diceva: guarda Giuri, un giorno tu arriverai qui, non avrei creduto sicuramente, e mi fa molto piacere anche perché una città molto particolare, non è facile vivere, soprattutto nel mondo del calcio, che esiste questa parte qua, perché ormai si sa che un giorno sei il più grande calciatore della città e 3 giorni dopo si può cambiare tutto e diventi l'ultimo calciatore della storia napoletana. Per me è stata una cosa incredibile che il primo giorno che sono arrivato, appena sono arrivato all'aeroporto, mi hanno riconosciuto per la gente, il calcio è la prima cosa e tutto il resto viene dopo. E questo
che ti dà una spinta in più, una sensazione bellissima quando scendi in campo poi a San Paolo. Mi piace tanto uscire la sera, nel senso che andiamo a vado con grande piacere a mangiare fuori, provando tutte le cucine che esistono. Diciamo che è sicuramente più difficile trovare una cosa che non mi piace. L'unica cosa che non mi mangio sono i funghi e poi è melanzane. Tutto il resto... Le mie paure in campo? Paure diciamo che non ce le ho tanto, giustamente quando uno scende in campo contro questi fenomeni che un anno, due anni fa forse guardavo anche in televisione, c'è un po' di tensione, però alla fine devi trattarli in un modo uguale, come se giocassi fuori davanti a casa tua, perché altrimenti perdi. Se tu fai vedere che c'hai paura, hai perso. I tatuaggi non tengo niente, non mi piacciono e non li farò mai, perché non mi sono mai piaciute. Poi, che ne so, fra 40 anni e 60 anni forse voglio raccontare ai miei nipoti: dai, non lo fate perché sono brutte, non si fanno l'acqua. Poi mi vedono che cioè, tengo i tatuaggi dai piedi fino alla testa, non va bene. No, no, questo no, state buono ragazzi.